Saluto i presenti, i miei colleghi di partito e Pierangelo Buttafuoco che ha fatto un'analisi, come d'altronde sono poi le sue analisi nella prima parte del suo intervento, che era da me ed è appunto condivisibile su tutto, su quello che appunto questo blocco, insomma, che si è creato dopo il 4 marzo, che ormai è una data storica, il 4 marzo, l'avevamo un po', diciamo, percepito in qualche modo noi, e quando parlo di noi dico noi diretti candidati che ci muovevamo in campagna elettorale e che ovviamente a contatto con i cittadini, con le persone, stavamo percependo quello che stava di fatti avvenendo. Vedete, come tutti sanno, io ho iniziato la mia esperienza politica nella Lega credo circa 3 anni fa. Vengo da una formazione che Pierangelo conosce abbastanza bene, che è appunto quella di Alleanza Nazionale. Infatti forse non ricordi, ma ricordo nel 1998 ad Afragola tu sei stato a presentare il tuo libro, uno dei tanti tuoi libri. Io all'epoca ero consigliere comunale di Alleanza Nazionale nella mia città. Oggi mi trovo qui a parlare di Sud e lo faccio stando al governo, ma lo faccio in un partito, quello appunto la Lega, dove quando sia io, ma comunque i colleghi hanno deciso appunto in qualche modo di militare, ovviamente veniamo visti come i pazzi, i folli della situazione, perché ovviamente la Lega a Sud, manco a parlarne, insomma, voglio dire, perché poi sicuramente i miei amici hanno ovviamente fatto un passaggio su questo, perché poi una come me, quindi napoletana, voglio dire, decide, quindi campana del Sud, di fare questa esperienza, quindi di passare appunto nella Lega. Ovviamente non esistendo più Alleanza Nazionale mi ero ritrovata in quello che era appunto il PDL, la PDL, insomma, come volete definirla, ovviamente in un contesto in cui non mi riconoscevo più di tanto, perché ovviamente ero stata parcheggiata lì, no? Dal mio partito, che ormai non esisteva più. E chiaramente ho da sempre pensato che la Lega, per il modo in cui governava, ora al di là di quello che era il partito Lega, insomma, e quello che è successo poi durante gli ultimi anni prima di Salvini, ma un partito che aveva le idee chiare, perché l'aveva in Parlamento. Ci confrontavamo nelle commissioni con i colleghi in Parlamento, ovviamente era un partito radicato e storico. Ovviamente oggi l'unico partito che rimane ancora, che ha un po' quella storia di radicamento sul territorio, ovviamente è la Lega. E quindi nel momento in cui io, che venivo da quelli che erano i miei ideali, i miei valori, voglio dire la famiglia, la patria, le fasce deboli, il sociale, non potevo non guardare con attenzione a quello che stava rappresentando in quel momento, nell'ottica del rinnovamento del partito, attenzione, Matteo Salvini. Quindi non più il Nord, e quando noi siamo passati nella Lega era ancora Lega Nord, ma ovviamente ognuno di noi credo che è stato in grado di portare un contributo allo stesso Salvini, di fargli aprire il suo orizzonte, che già era aperto in maniera un po' più ampia, e fargli conoscere la realtà in qualche modo del Sud attraverso i problemi che gli abbiamo posto, perché penso che ognuno di noi gli ha posto dei problemi importanti che riguardavano il Sud. Non è che siamo entrati nella Lega così, problemi che devono essere affrontati, che devono diventare quel cavallo di battaglia di quello che doveva essere poi il programma politico elettorale nel momento in cui si andava appunto al governo. E di fatto poi questo è avvenuto, perché quando appunto abbiamo messo mano al programma elettorale, ovviamente all'interno del programma elettorale vi erano temi che sono temi ancora oggi, temi sentiti fortemente dall'intero paese, ma ovviamente dico soprattutto dal Sud. La sicurezza prima di tutto. Vedete, io ho fatto tante campagne elettorali, tantissime, perché ho fatto un po' la gavetta, no? Consigliere comunale, regionale, al Parlamento, e ovviamente sapete tutti, lo diceva anche Pietrangelo, che c'è un'esigenza a Sud, no? Quando parliamo dei cervelli in fuga, parliamo dei nostri giovani che si formano nelle nostre scuole, purtroppo non trovano una possibilità lavorativa e vanno appunto fuori. E quindi quando praticamente sei sul territorio, capisci le esigenze quali sono, no?
l'occupazione, il posto di lavoro che non c'è. Ebbene, in quest'ultima campagna elettorale, le persone che ci avvicinavano, parlo a plurale perché siamo confrontati spesso, ci chiedevano una sola cosa: sicurezza. Era diventato un mantra, la sicurezza. Avere la possibilità di poter vivere nelle proprie città in maniera più tranquilla, quindi più sicura, quindi più presenza di forze dell'ordine, ma soprattutto la possibilità di intervenire su quello che è stato, è vero, il cavallo di battaglia di Matteo Salvini, che è l'immigrazione, ma che era un'esigenza forte, sentita dall'intero paese, e in particolare parlo del sud, perché poi ovviamente, voglio dire, geograficamente più vicino agli sbarchi, era sicuramente più interessato in maniera diretta. E quello è stato sicuramente l'elemento vincente tra le tante proposte che appunto Matteo Salvini, la Lega di Matteo Salvini ha messo in campo, che hanno fatto, determinato di fatto questa rivoluzione. Certo, c'è stato il reddito di cittadinanza, perché voglio dire, ed era la battaglia dei 5 Stelle. E anche lì, vedete, il fatto che oggi noi sappiamo, insomma, dei dati che ci dicono che la prima regione d'Italia nella quale appunto ci sono più richieste di adesione a questa misura è la Lombardia, e invece per quota 100 è la Sicilia, sta a significare di fatti che poi non è così vero quello che appunto tanti giornalisti hanno scritto, i giornali, per cui 5 Stelle vincono al sud per il reddito di cittadinanza. C'è una rivoluzione in corso. Si è deciso di puntare su chi in quel momento rappresentava una possibilità di rinnovamento che già c'era. Perché i 5 Stelle hanno fatto una campagna elettorale di opposizione per 5 anni, erano colleghi miei all'opposizione, quindi rappresentavano il nuovo. Noi con le nostre proposte alla fine il voto si è diviso, e quindi oggi c'è questa compagine politica appunto in cui sono due partiti che sicuramente su molti aspetti, lo state vedendo, hanno visioni diverse rispetto a molti temi, ma che però, viva Dio, grazie a cielo, ma grazie anche alla responsabilità forte, io dico, che ha la Lega in questo momento, che ha Matteo Salvini, beh, la sintesi la si trova. Io ho fatto ritardo e mi scuso perché avevo un appuntamento alle 17 dal ministro dell'interno, appunto, dal ministro Salvini. Beh, abbiamo parlato forse 2 minuti, perché c'è l'arrivo di una nave che batte bandiera tedesca, che si sta avvicinando alle coste libiche. C'è dall'altra parte l'esigenza di mettere in mano, si sta facendo allo sblocca cantiere. C'è un lavoro continuo e costante, con colloqui continui e costanti con i 5 Stelle, che voglio dire, io ho avuto la rappresentazione concreta che questi due partiti stanno pensando a governare il paese. Poi è chiaro, ci sono, voglio dire, siamo anche in campagna elettorale, ci sono le europee, ognuno parla al proprio elettorato, ci sta pure, voglio dire, che molto spesso ci sia qualche divergenza su qualche tema, però il problema vero in questo momento è governare il paese. Io credo che la Lega ha deciso di farlo in maniera seria e concreta attraverso anche tanti provvedimenti che sono stati portati avanti, che erano quelli che, con i quali poi abbiamo chiesto il voto agli italiani. Venendo al sud, che ovviamente qualche mese fa, ma forse subito dopo la mia, diciamo, il mio incarico come sottosegretario del sud, durante un meeting come questo, Bruno Vespa disse: tutto avrei immaginato, non è che un giorno mi sarei trovata una sottosegretaria del sud appunto leghista. Beh, ma anch'io non lo immaginavo, però non lo immaginavo, ma noi abbiamo chiesto del sud a Matteo Salvini. Quando è stato scritto il contratto di programma di governo con i 5 Stelle, di inserire misure per il sud. Qualcuno ha detto, c'erano 3 righe. Io ricordo la notte in cui Matteo Salvini mi telefonò, mi chiese: che cosa dobbiamo inserire secondo te, secondo voi, chiedete ai colleghi e quant'altro. Noi abbiamo parlato di una sola cosa, fondamentale per il sud, che è il recupero del gap infrastrutturale che c'è tra nord e sud, che è necessario. Perché è vero, Pietrangelo, noi abbiamo regioni in cui Campania, Calabria, mancano pezzi di autostrade, mancano pezzi di ferrovie, mancano pezzi di strade,
E noi su questo ci dobbiamo interrogare. Tutti i governi precedenti hanno sempre considerato, perché hanno avuto una visione del Sud come quello della, non come locomotiva per cui in qualche modo poteva far partire anche il Nord, perché io parto da un'equazione: se cresce il Nord, cresce il Sud e viceversa. No, il Sud è sempre considerato come quel vagone lento, trainato, no? Con forza dal Nord, per cui si pensava al Sud sempre soltanto come forma di assistenzialismo, quindi mettiamo i fondi qua, i fondi là, non creando investimenti. E i fondi ci sono, noi abbiamo milioni, miliardi di fondi, tra i fondi regionali, i fondi comunitari, i fondi di coesione, che non vengono spesi, che non sono stati spesi, ovviamente molto spesso per l'incapacità di alcune regioni, o perché i progetti non erano all'altezza, perché c'è questa rincorsa, no? A rendicontare all'ultimo minuto, e quindi ovviamente molti soldi non sono stati spesi, quindi non è un problema di risorse. Per anni invece, questo hanno fatto i governi in precedenza. Noi invece vogliamo, ed è quello che stiamo cercando di fare, di creare gli investimenti, perché se creiamo gli investimenti al Sud, ovviamente creiamo occupazione e quindi creiamo anche uno sviluppo economico che mette il Sud in condizioni di poter in qualche modo essere all'altezza. Non ci vuole, come dire, la differenza tra Nord e Sud deve essere messa su binari completamente diversi e affrontata. Io parlo più di interdipendenza tra Nord e Sud, ma non di una divisione che non va da nessuna parte. È in quest'ottica che ci stiamo muovendo attraverso quelle che sono state, quella che è stata la legge di bilancio, in cui abbiamo sicuramente, lo dico, messo una serie di misure che in qualche modo aveva anche il governo precedente inserito, che comunque abbiamo in qualche modo voluto ampliare in misura nettamente maggiore, che sono fondamentali ovviamente, però è chiaro che dobbiamo fare le infrastrutture e si sta parlando in questi giorni del famoso sblocca cantieri. Idea importantissima, perché nel momento in cui ho ricevuto la delega mi sono posto un solo obiettivo: cosa fare? Velocizzare le opere in corso, sbloccare i cantieri, apriamo i cantieri H24, perché in America, in Cina una strada si fa in 3 settimane e invece in Italia ci vogliono non anni, ci vogliono secoli. Apriamo i cantieri H24. Certo, avendo un contrattuale ovviamente con le imprese, con la concertazione con i sindacati e quant'altro, però se noi non facciamo questo, noi andiamo sempre, ci arretriamo. E anche il grande valore che stiamo dando alle zone economiche speciali, le famose ZES, per poter far ripartire il Sud. Un provvedimento importante che ha fatto questo governo e che ha fatto la Lega nella fase di approvazione della legge di bilancio, e ringrazio ancora il ministro Bussetti che ha condiviso questo percorso, è stato quello di mettere mano alla scuola, la più grande alta scuola di formazione universitaria del Sud, con uno stanziamento di 50 milioni di euro, sede Napoli, Federico II. Quindi è una sfida importante sulla quale dobbiamo muoverci. Abbiamo portato a casa un risultato importantissimo, dove possiamo far sì che non solo ci possono essere nuovi indirizzi universitari, ma noi creiamo anche occupazione, diamo la possibilità ai nostri docenti del Sud, ai nostri ragazzi che comunque sono ricercatori, di non andare all'estero, ma di riuscire attraverso questa possibilità che abbiamo inserito in legge di bilancio di poter lavorare, e quindi si sono formati al Sud e rimangono a lavorare al Sud, quindi le competenze rimangono nel nostro paese, rimangono appunto nel meridione. È ovvio che questi sono piccoli aspetti di quello che rappresenta oggi il Sud, che io sono sempre convinta che dico è la più grande porta che si affaccia sul Mediterraneo, su quelli che sono appunto le aree commerciali. Noi abbiamo un'economia globalizzata, no? Si va verso le merci, verso porti nuovi, e noi abbiamo un sistema portuale meraviglioso che parte dai porti siciliani a quelli pugliesi, a quelli campani. È lì che bisogna fortemente intervenire, valorizzando i nostri porti, creando un'intermodalità sostenibile che deve creare una rete
stradale, ferroviaria, viaria, che deve permettere anche il traffico di merci in maniera veloce e anche sicure, togliendo, abbattendo dalle strade quelli che sono milioni di TIR che creano problemi anche di sicurezza rispetto a chi fa quel tipo di lavoro. Questa è la rete che noi dobbiamo mettere in campo, questi sono i problemi seri che vanno affrontati, e il Sud riparte da questi aspetti, riparte se ci sono fondi, e i fondi ci sono, non ci servono più fondi. È così, ci sono milioni non spesi, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture. Ci sono 130 miliardi per le infrastrutture, la metà interessa il Sud. C'è bisogno di mettere mano a questo, con interventi seri, concreti. Io sono convinta, e lo dicevo al ministro Salvini prima di venire qui, che lo sblocca cantiere può essere, attraverso anche il decreto crescita, possono essere due misure di questo governo che possono far ripartire il Sud, dove la Lega ha la responsabilità forte, ancora più forte di quella del Nord, perché nel Nord la Lega governa, governa bene. Si parlava di Zaia, meraviglioso, dove governa la Lega c'è buon governo. E io dico, se noi siamo in grado, riusciamo ad essere capace di portare quel buon governo della Lega che c'è a Nord anche al Sud, allora l'Italia riparte seriamente e veramente. E questo è l'obiettivo che ci dobbiamo dare come partito, per venire anche ad un altro dato del perché la Lega può crescere al Sud. E non abbiamo bisogno della quantità, è vero, c'è tanta quantità. E si parlava di liste europee e Matteo Salvini poco fa ha detto: basta con i candidati, sono troppi, sono troppi. Abbiamo bisogno di qualità, e il lavoro che stiamo facendo è questo, perché si rischia che oggi c'è l'assalto alla diligenza, e quello non serve. Noi non siamo un treno dove sale chi ha necessità di trovare la casella per gli europei, per gli regionali, perché appunto non esistono più i partiti così come erano caratterizzati prima, sia Forza Italia che PD. Assolutamente, noi stiamo mettendo in campo un percorso per cui la Lega deve crescere, ma deve crescere qualitativamente, non attraverso la quantità. E la prova forte e seria saranno sia le europee, da qui a breve, ma anche le regionali, dove credo che anche il voto che c'è stato, i risultati che ci sono stati in questi ultimi mesi, Abruzzo e Sardegna sono le ultime, diciamo, regioni dove appunto si è votato, dove oggi abbiamo vinto, ma oggi dobbiamo dimostrare di essere Lega di governo, perché adesso bisogna governare, ed è lì che viene messa alla prova il nostro partito. Costruire una classe dirigente capace, di qualità, seria, che voglia realmente risollevare le sorti delle nostre regioni, del Sud e del Meridione. Per far questo c'è bisogno anche di creare economia e sviluppo in questi territori, e non è un caso. Ed è fondamentale, da questo punto di vista ci sono stati strumenti che non sono serviti nel corso di questi anni. Penso ad esempio al codice degli appalti che ha ingessato le pubbliche amministrazioni, dove facevamo le audizioni in commissione, perché ero in commissione ambiente e veniva il presidente Cantone, lì non solo noi ma anche i colleghi di maggioranza stessi, ma ovviamente tutti gli enti che abbiamo ascoltato, dicevano che sarebbe stato uno strumento che non garantiva la trasparenza ma bloccava le opere. Questo è successo. Io penso, noi pensiamo che si possa coniugare insieme sia trasparenza amministrativa, che è fondamentale, ma anche velocità nel fare le cose. Quindi anche su questo aspetto stiamo fortemente lavorando. Io mi avvio alle conclusioni dicendo che siamo consapevoli che abbiamo una grandissima responsabilità. Abbiamo, noi che ci abbiamo messo la faccia al Sud, dove tutti ci davano perdente, invece il progetto, grazie alle proposte, alle idee di Matteo Salvini, è andato avanti e si sta fortificando, si sta valorizzando. Tu, Pierangelo, dicevi in una bellissima intervista che ricordo del 2015, fatta su un giornale che non mi piace tanto, scusate, L'Espresso, però lui dicevi che Salvini poteva tranquillamente crescere al Sud se appunto era in grado di creare una classe dirigente, aveva tutta la possibilità di poterlo fare, non utilizzando gli strumenti appunto di
come dire, di bandiera che non servono assolutamente, ma parlando alle persone, cercando di affrontare i problemi delle persone attraverso quella che è la sicurezza, che è il tema fondamentale, attraverso anche la difesa della sovranità nazionale, attraverso la difesa del senso religioso, che per noi è importante, pur rispettando ovviamente la libertà anche da questo punto di vista, ma soprattutto attraverso la difesa dei confini, che è fondamentale, ed è quello che ci hanno chiesto gli italiani. Questo è il motivo per il quale siamo al governo, questo è il motivo per il quale dobbiamo fortemente mettere in campo una proposta seria, concreta, che deve ovviamente vedere la rinascita, per quanto mi riguarda, ci riguarda, perché siamo del sud, di questo sud meraviglioso, ricco di potenzialità ed energie, che non ha bisogno di pesci, per usare la metafora, ma di carne da pesca, ha bisogno di investimenti. Ripartendo il sud, riparte la nostra Italia. Grazie.